fino al 25 di gennaio, sicuramente il diniego fatto dalla Regione rimane attivo per quel che ci riguarda. È altrettanto vero che non crediamo che il TAR possa mettere in discussione quelle che sono state le decisioni prese dalla Regione Lombardia, perché sono state decisioni supportate dall'ARPA, dall'ASL e da tutta la documentazione che è stata fornita anche dai singoli comuni, oltre che dalla Codisa come associazione o da altre associazioni che hanno comunque presentato delle osservazioni in Regione Lombardia. Siamo sicuri e vogliamo essere speranzosi sul fatto che ancora una volta la decisione presa dalla Regione Lombardia, che si basava chiaramente su un'incompatibilità ambientale e di salute dei cittadini, sia ancora resa da parte dei giudici un aspetto fondamentale per far sì che si possa dare un diniego a un'attività che avrebbe cagionato un danno sia all'ambiente che alla salute dei cittadini che abitano a Bufalora. Noi di questo siamo sicuri, ma nello stesso tempo è vero che noi non abbasseremo mai la guardia, continueremo a fare osservazioni se ci è consentito da parte dei procedimenti amministrativi e ci siamo costituiti comunque in opponendum mercoledì 11 insieme al comune di Rezzato contro la società Castella, perché noi siamo convinti che questa discarica non si possa fare all'interno dell'area che è stata scelta nel comune di Rezzato, perché quella è un'area dove il sedime della discarica presenta delle grosse problematiche che sono legate prevalentemente al problema del rialzamento della falda e della composizione geologica del terreno stessi. Infatti, la società Castella ha fatto presente che presenterà altre osservazioni per quanto riguarda il problema della falda e quindi per un'ulteriore precauzione nell'eventualità che gli venisse concesso la possibilità di realizzare la discarica all'interno dell'area scelta. Noi sappiamo sicuramente che questo non è possibile perché c'è un franco falda di 2 metri che continua ad aumentare e che il materiale scelto da a conferire in discarica, cioè il putrescibile e l'impianto di biogas annesso, sono due componenti che non possono assolutamente essere realizzati su un sedime di questo genere.